da 175 anni al servizio dei cittadini con la mission di lenire e guarire le malattie che giornalmente colpiscono l'uomo. La farmacia Tambato di Pace del Mela si è costituita nel 1849 e ad oggi ben 6 generazioni hanno consolidato la conoscenza dei prodotti e la capacità di consigliarli donando ai propri clienti la massima serenità. Siamo con Pietro Tambato, quarta generazione. Farmacisti dalla stirpe Tambato. E io faccio parte della quarta generazione, spero che ne continui altri. Ma è cambiato il ruolo del farmacista secondo lei? Molto, molto cambiato. Prima il farmacista era anche speziale, quindi aiutava a curare, aiutava il medico. Oggi aiuta pure il medico, però il medico ha una funzione prevalente rispetto al farmacista. Ma io so che lei continua ad andare in farmacia. Io vado in farmacia, ma perché le funzioni elettroniche mi impegnano in questo e mi aiutano anche il cervello a restare più vivo. Ecco. Quante emozioni ci sono oggi nel vedere una nuova realtà di un farmacista che si chiama Pietro Tambato? Beh, io ero convinto, nella mia idea c'è stata sempre questo desiderio di espandersi per diciamo diffondere questa attività anche ad altre generazioni. Tutto qui. Da lunedì è approdata a Valdina con il giovane farmacista Pietro Tambato, che avrà il compito di continuare questa importante tradizione. Ci siamo molto fieri di questa nuova apertura e speriamo che questa farmacia possa rinascere come lo era un tempo, visto che il paese si merita di meglio qua. So che avete fatto tanti cambiamenti, avete tanti obiettivi. Sì, abbiamo cercato di migliorare il tutto, dare lustro a questa nuova attività e così pure speriamo il paese ne tragga vantaggio. Che cosa significa oggi essere farmacista? Significa aiutare la popolazione con le proprie competenze, mettere a disposizione la propria qualifica e dare il meglio di sé per tutti. Sicuramente ci sono tante emozioni. Abbiamo cominciato dal Regno delle Due Sicilie, in alternanza di Antonio e Pietro. Con un nuovo punto di riferimento qui a Valdina. Sì, speriamo che la gente sia contenta di questa nuova apertura e che ci venga a trovare sempre col sorriso tra le labbra.